Ancora buongiorno con Radio San Piacenza 24, torniamo a parlare del maltempo che ha colpito lunedì sera il Piacentino, cercando di capire anche il perché e come possono arrivare questi temporali improvvisi e nemmeno previsti da un'allerta. E lo facciamo con l'esperto meteo di Trebi Meteo, Paolo Corazzon. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno Massimo, buongiorno a tutti. In effetti sono fenomeni anche difficili da prevedere e da seguire. Intanto chiariamo che giustamente in Italia le allerte vengono lanciate dalla Protezione Civile, c'è un unico ente a lanciare, perché se ci mettessimo tutti a lanciare allerte uno non saprebbe più a chi credere. Però io mi metto nei panni anche dei meteorologi della Protezione Civile, che insomma si devono dare un grande affare, perché questi fenomeni sono davvero difficili, ti ripeto, da prevedere e seguire. Nel senso che ad esempio qua a Trebi Meteo avevamo previsto per lunedì un passaggio temporalesco anche piuttosto violento sulla Lombardia, sul Triveneto, ma l'Emilia sarebbe stata solo lambita anche secondo noi, e quindi questo temporale che ha investito il Piacentino con quella violenza anche a noi ci ha colto un po' di sorpresa, per quanto poi un paio di ore prima si era capito che la direzione era quella, però ormai era difficile allertare le persone. E tra l'altro, appunto, ti ripeto, è compito della Protezione Civile e giustamente lo lasciamo fare a loro. Tecnicamente cosa è accaduto? È accaduto che con tutta l'aria calda e l'umidità che abbiamo in questi giorni basta uno sbuffetto di aria fresca in quota per far instabilizzare l'atmosfera e creare questi fenomeni violenti. E le traiettorie di questi fenomeni, ti ripeto, sono intuibili ma difficilmente prevedibili con precisione, per cui per noi dovrà passare qualche chilometro più su, invece purtroppo ha investito in pieno anche il Piacentino, quindi la cosa in sé era stata prevista ma non il passaggio da Piacenza. Ma non voglio cercare una scusa, sto cercando di spiegarvi come mai alle volte ci sono questi fenomeni improvvisi. Arriveranno altri temporali ad esempio alla fine di domani, però insomma ecco, il Piacentino dovrebbe cavarsela. Invece magari fenomeni più intensi più a est, verso Modenese, Bolognese, quindi l'Emilia ancora potrebbe avere fenomeni intensi ma più verso la parte centro-orientale, diciamo, della regione. Il gran caldo invece con temperature massime sui 35-36 gradi non molla. Beh, però ti dirò, nei prossimi giorni saremo piano piano un po' meglio, perché alla fine di giovedì, con questi altri temporali di cui ti parlavo, alla fine di domani saranno seguiti poi da aria un po' più fresca, e quindi il fine settimana sarà più sopportabile, un po' più secco, un po' di venticello, quindi caldo sì, ma un caldo più ragionevole, diciamo così, ecco. Certo che anche questa situazione sarà una situazione con cui andremo a braccetto per tutta l'estate, no? Anche di questi temporali improvvisi, gran caldo, dobbiamo abituarci a vivere in un altro mondo. Bravo, secondo me è proprio lì il discorso, perché in effetti anche se, come ti dicevo, nel weekend staremo meglio, poi settimana prossima il caldo tornerà a essere vero protagonista e sarà così il leitmotiv di quest'estate. Temo proprio in un'estate particolarmente bollente, simile a quella del 2003. E questi sono tutti i segnali di questo cambiamento climatico che ormai si sta facendo sempre più evidente, quindi la paura è che sarà proprio questo il nostro futuro, con periodi anche molto siccitosi, perché questo è un grande problema per l'Italia, e poi le temperature sempre più alte durante tutto l'anno, con le punte più alte ovviamente d'estate, con estate roventi. Quindi insomma purtroppo sarà un futuro non facile, fin tanto che l'uomo non si mette di buzzo buono a fare qualche passo indietro, ecco. Speriamo, speriamo. Grazie a Paolo Corazzon di Trebi Meteo per la corretta e minuziosa spiegazione. Buon lavoro. Ciao, buona giornata.